Benvenute a tutte e a tutti ad una nuova puntata della Notizia in Comune, lanotiziaincomune.it, l'unico giornale online che tratta solo buone notizie. E vorrei salutare, prima di partire, il direttore responsabile Gianluca Agata. Ciao Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parleremo di Museo della Scienza, parliamo di scienza e lo facciamo con il direttore, dottor Luigi Amodio, direttore del Museo Interattivo della Città della Scienza. Grazie di essere venuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, apriamo con questa la Città della Scienza, insomma è successo quello che è successo, voi tutti saprete, l'incendio. Oggi come stiamo messi, direttore? Allora, stiamo messi bene perché lavoriamo tanto, poi ne parliamo dopo, ma devo dire stiamo messi anche meglio rispetto a qualche tempo fa per quanto riguarda la ricostruzione, che è, diciamo, il progetto su cui sta lavorando molto intensamente anche il nostro presidente Villari, perché c'è una buona congiunzione astrale, nel senso che dopo un po' di tempo, per la prima volta, tutte le istituzioni che devono decidere sulla ricostruzione del museo si trovano, diciamo, d'accordo. Poi chiaramente sappiamo tutti che la vicenda di Bagnoli è complicata, è una vicenda molto difficile, quindi c'è anche il tema di Città della Scienza che si intreccia con tutto il resto delle problematiche, ma per la prima volta governo, regione e comune sono allineati e chiaramente anche la fondazione, quindi noi siamo molto ottimisti. Ecco, prima di passare la parola al direttore Gianluca Agata, volevo chiedere questo. Ecco, in una città come Napoli, che importanza ha avere un museo del genere, insomma, un museo che parla di scienza? Beh, chiederlo a me, diciamo, Beh, è un acqua, po' l'acqua è fresca, però esattamente, insomma. Ecco. però diciamo che io credo che sia molto importante e l'abbiamo visto proprio adesso. Noi veniamo fuori e ancora non siamo venuti fuori da questa straordinaria, diciamo, catastrofe che ci è piovuta in testa, che è stata la pandemia. E io credo che sia stato proprio lì, come dire, il banco di prova per capire quanto sia importante la cultura scientifica, quanto sia importante che le persone abbiano non chiaramente una conoscenza approfondita, ma abbiano la capacità di discernere quelli che sono i fatti legati appunto alla scienza e poi di farsi un'opinione e anche di scegliere in autonomia cosa fare e cosa non fare. Questo da un lato. Dall'altra parte lo sappiamo tutti quanti e oggi tutti i grandi temi sono legati alla scienza e alla tecnologia. Pensiamo a quello che sta succedendo adesso con la guerra tra l'invasione della Russia in Ucraina e per esempio quanto pesa tutta la vicenda energetica, che è, come dire, ragionare di scienza e tecnologia. Quindi la scienza, la tecnologia ci toccano, ci riguardano tutti i giorni e quindi è molto importante, io credo, avere dei luoghi dove, come dire, praticarla e conoscerla e farsi un'idea. Non le chiederò il suo giudizio che è dei Novax, però passo la Inutile chiederlo. non lo chiedo, passo la parola a Gianluca. Una cosa che mi aveva colpito prima mentre ci stavamo preparando è quando lei mi ha detto che addirittura ci sono più visitatori oggi che prima della pandemia, e questo mi dà anche il gancio per parlare sia di quello che della splendida manifestazione dello scorso weekend, sia della prossima, quindi significa che c'è Sì, tante persone. io credo che ci sia un bisogno delle persone intanto di ritornare a fare le cose che non si sono fatte per tanto tempo e quindi per esempio andare ai musei. Noi stiamo avendo il sabato e la domenica perché le scuole, come sapete, adesso ricominceranno a visitare, a fare le gite scolastiche. Noi stiamo avendo molti visitatori, stiamo avendo molti turisti che vengono a visitarci. Chiaramente il nostro target è soprattutto quello delle famiglie con i bambini che vengono appunto a divertirsi con i nostri esperimenti e credo che poi ci sia anche una ragione legata alla nostra capacità di produzione di attività, per cui noi ogni weekend abbiamo un tema diverso. Ad esempio, lo scorso weekend abbiamo dedicato tutte le attività al tema del benessere. Abbiamo avuto questi bravissimi studenti di fisica, è un'associazione che si chiama PONIS, che spiegano la fisica con lo sport, quindi con appunto
il calcio piuttosto che con altri sport. Il prossimo weekend invece sarà dedicato al caffè, perché appunto facciamo caffè. Al caffè, sì, perché il caffè scientificamente è una miniera di contenuti, assolutamente, e non solo perché è, diciamo, psicoattivo, no, ma anche perché ci stanno tanti esperimenti da fare sulla bollitura, la filtratura, insomma, veramente un tema curioso, molto interessante, e anche perché, come voi sapete, si è fatta appunto questa proposta di dedicare al caffè, di fare del caffè uno dei patrimoni immateriali dell'umanità, al caffè napoletano, e quindi ci piaceva, come dire, anche noi ricordare questo tema. Allora, direttore, parliamo di scienza, ma parliamo anche di social network. Come state messi con Instagram, Facebook? Allora, siamo messi molto bene, lo usiamo moltissimo. Usate pure TikTok, non penso. Anche TikTok, Madonna. Sì, sicuramente, perché TikTok è proprio il social del nostro pubblico di elezione, cioè i ragazzini. Devo dire, siamo molto forti su Facebook, abbiamo quasi 100.000 follower, ed è uno, e siamo credo il museo in Italia tra uno dei più seguiti, sicuramente uno dei più seguiti tra quelli scientifici, e abbiamo proprio dall'anno scorso cominciato a frequentare anche TikTok in occasione di Futuro Remoto, con una serie di bravissimi TikToker che appunto fanno video a Città della Scienza, fanno esperimenti e poi li comunicano al pubblico, e abbiamo una quantità enorme di visualizzazioni. Quindi gli intellettuali, gli scienziati sono sempre un po'... Allora, gli scienziati sono sicuramente degli intellettuali, ma gli scienziati sono anche persone che fanno le cose con certo, le mani. Sì. Quindi questo va sempre ricordato. Il laboratorio è un luogo dove si fanno le cose con le mani, quindi molti gli scienziati sono per esempio molto più sportivi. Se lei va al CERN di Ginevra troverà tutta gente con i bermuda, i zoccoli, i sandali, quindi voglio dire anche a Città della Scienza, anche a Città della Scienza, anche se diciamo chiaramente diamo un essendo decoro, un museo uno diciamo si presenta al pubblico in maniera più composta. Allora ricordiamo le famiglie che ci stanno guardando in questo momento, se volete farvi una gita, ecco, portare i vostri figli a vedere un po' di scienza, ecco, perché poi voi la portate in maniera molto molto rilassata, è un gioco pratico. Assolutamente, soprattutto senza mai intimidire le persone, perché voglio dire, noi non siamo tuttologi, nessuno è nato imparato, come si suol dire, ognuno diciamo ha i suoi gusti anche per quanto riguarda la conoscenza, e quindi noi preferiamo, come dire, a noi piace che i ragazzi e i visitatori imparino a fare le domande giuste, poi le risposte diciamo che si trovano. Fare domande? Fare domande è molto vuol dire complicato, che hai capito fare le domande diciamo giuste è molto più difficile che trovare le risposte la giuste. A Napoli, a Città della Scienza, vieni a visitare Corporea, il museo interattivo del corpo umano. Con 100 exhibits hands-on, esperienze sensoriali e tanti laboratori scientifici. E inoltre a Città della Scienza, all'interno del più bel planetario italiano, potrai viaggiare tra le stelle, alla scoperta del Sistema Solare, delle galassie, verso l'infinito e oltre. Città della Scienza. Una giornata per imparare, divertendosi. Questo che sentite è il ritmo del battito del mio cuore. Ora sono a riposo, vediamo cosa succede dopo aver fatto un po' di sport. Ok, riproviamo. Un bel po' accelerato. E ci vediamo al prossimo esperimento nel Museo della Scienza di Napoli. Allora, ricordiamo un attimo i vostri indirizzi, ecco, se vogliamo allora, vedere le vostre iniziative. Il consiglio che do è di fare riferimento al nostro sito www.cittadellascienza.it, senza l'accento sulla A, e lì ci sono tutte le informazioni per sapere come visitarci.
Io ringrazio il direttore del Museo Interattivo di Città della Scienza di Napoli, grazie di essere a voi dell'ospitalità. Venuto, ringrazio il mio direttore responsabile. Speriamo di aver fatto le domande giuste. Sì. Ma sì, abbiamo parlato di Città della Scienza, che è un'eccellenza in Campania, possiamo dire. In tutta Italia, quanti centri come questi? Allora, in tutta Italia, diciamo, c'è il Museo di Milano, che è un museo storico, il Museo di Trento, che è un altro museo molto bello, ci siamo noi, adesso si sta per riaprire anche il Planetario di Roma, che è stato chiuso per tanti anni, non siamo tantissimi purtroppo. È considerato, però, diciamo... permettimi se aggiungo, è considerata le dimostrazioni di affetto arrivate 9 anni fa, credo che sia un punto di riferimento internazionale. Sì, noi abbiamo molti rapporti internazionali, facciamo tantissimi progetti di cooperazione con altri musei della scienza, siamo uno dei nodi della rete proprio dei musei europei della scienza. E per noi questo è importante, perché guardare all'estero significa soprattutto imparare, significa capire cosa fanno gli altri che magari lo facevano da prima di te, e quindi è sempre importante confrontarsi. Direttore, hai visto la sobrietà senza atteggiarsi, però siamo internazionali con molta sobrietà. Però, assolutamente. Può essere qualcun altro. Assolutamente. Vabbè, ringrazio il direttore del Museo Interattivo di Città della Scienza, Luigi Amodio, Gianluca Agata, direttore responsabile della Notizia in Comune, e vi invitiamo a visitare il nostro sito e seguire i nostri video. Grazie.